Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Androlink91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Insomma, vediamo un po' queste missioni di Regia Emma. Ovviamente bisogna essere Nathan e andare da Sergente Quadro. Ah, ottimo tempismo! Che succede? Ho una richiesta per voi. Una richiesta per noi? Intendi un'altra adventure? Affermativo, conoscete Monte Olimperdu? Dov'è che si trova? È il monte più alto del continente Perdu. Dalla cima arriva un'aura potentissima. Un'aura piuttosto sinistra, c'è qualcosa che non va. Me lo sento nello stomaco. Metodo scientifico, eh? Oh, mistero, che emozione! La vostra sarà una missione di ricognizione. Potrebbe essere pericoloso, anzi sicuramente. Ci state? Ovviamente, 6666 punti, certo. Tesoro del prestigio per 3. Tanto oltre il rango S non ci possono andare. Livello consigliato 88, accetti la missione, ma certo. Certo, andiamo a perlustrare Monte Olimperdu. Vengo anch'io, Andrea. Non me la perderei per nulla al mondo. Vittoria! Tu sì che hai amici su cui si può contare, Andrea. Beh. Dirigiamoci verso Monte Olimperdu. Il sovrano solitario. Emma... Helios o Umbra? No, però, che c'entrano loro? Non lo so, comunque sia, prenderemo anche loro, ovviamente, nel corso del gioco. Guglielmo Dentona, ti ho già preso, ti ho già reclutato, cosa vuoi ancora? Ovviamente lui ha sempre la targhetta da darci, ma oramai l'ho presi tutti quanti, quelli che dovevo prendere. Quindi andiamo a Monte Olimperdu, finalmente possiamo appunto vedere cosa c'è. Perché altrimenti ci potevi andare ma solo tramite le missioni del Sergente Quadro, invece adesso possiamo proprio andarci fisicamente noi. Monte Olimperdu da quella parte? Non vedo nulla di strano. Di cosa stai parlando? Non senti niente. Cos'è questa aura galattica? Non sento niente perché sono umano. È questo il luogo? Deadpool? Oppure effettivamente... quale voce però c'hai, Tarauka? Va bene, calmati. Un Deva Yokai. Emma Umbra, è lui allora. Il mio nome è Emma. Emma Umbra. Non è possibile. Emma, Emma il grande. È uguale a Emma, ma non proprio. È diverso dall'Emma che conosciamo. Al limite ti puoi sbagliare con Emma risvegliato, al limite. Potresti mostrare più rispetto, sei in presenza di una temibile divinità. E cosa ci fanno degli yokai con questi... umani? È uno scherzo? Disgustoso. Assaggia la mia ira! Ma così di prepotenza? Allora... Lui non si sposta, è convinto della sua forza. In effetti sì, fa bene ad esserne convinto, fa un sacco di danni. Beh, non è che Emma l'antico Ciccio l'abbia chissà quale livello, sia chiaro. Tipoz. Sì. Oh, già la sfera d'oro ci arriva? Ciao sfera, perché tanto è inutile. Presa, non mi serviva veramente. Cos'è? È mal di testa? Non l'ho preso? Si è spostato in avanti sicuramente, sì. Vediamo un po' se l'ho preso. Vabbè, con Emma all'antico l'ho preso sicuro. Grande, alto, perfetto. E va a quel paese. Ottimo. Ah,
Yes, preso. Dai, immagino, allora, vediamo un po'. No. No. Sì, perfetto. E quanti danni mi hai fatto? Vediamo un po'. Molti, ecco, moltissimi. Andiamo un po' con Fish Mountain. Però se me lo attacca me lo fa fuori. Ah, si è spostato. Vabbè, meglio così. Meglio così, meglio così. Molto meglio così, va benissimo. Un po' di PS, vediamo un po'. Mi servirebbe abbastanza, no? Moltissimi, eccola qua, la pizza a formaggio. Ah, a posto, è andato. Ma attaccate ragazzi, fate voi quando volete, tanto ormai è finita. Sì, però attaccatelo, non è che rimanete qui a guardarlo, eh. Sia chiaro. Perfetto, sì, giudizio divino è molto utile perché quando il nemico ha pochi PS lo finisce. Quindi, perfetto, è andata bene così, no? 93.000 punti! Ottimo, ottimo. Buono, servono molto, servono. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Che ti ridi? Ancora sei vivo? Pensavo l'avessimo battuto. Pensavi potermi battere? Pura illusione. Nessuno può sconfiggermi. Il mio potere può oscurare chiunque. Oscurare? Non può essere l'Emma che conosciamo. Le ombre non hanno segreti per me. Ora sono una divinità. E sono finalmente arrivato nel continente perduto, tra le dimensioni. Perduto tra le dimensioni? Cosa vuol dire? Una mente limitata come la tua non potrebbe mai capire. Come. Governerò questo continente. Ne sarò la divinità. Siamo niente. Va bene, cosa facciamo? Quello che facciamo sempre. Testa alta e... scappiamo! Questi hanno imparato la tecnica segreta di Joseph Joestar. Nigarondayo! Nigarondayo! Osaki! Il mio potere sarà il vostro nuovo sovrano. Cosa? Wyatt ha capito qualcosa? Che sia... ti do un ceffone, un marrovescio, eh? Torna all'accampamento Blaster. Con quale gioia? Con quale gioia e quale gaudio? Allora, Sergente Quadro, cosa puoi dirci su questo... incredibile avversario che non può morire? Ma che... cosa? Quell'aura era di qualcuno identico a Emma il Grande. Esatto, ma non può essere lui. È fortissimo. Ogni volta che lo battiamo torna come nuovo. E poi tutta quella storia del continente perduto tra le dimensioni. Dimensioni? Con quante F però. Questo vuol dire che potrebbe venire da un universo parallelo. Cosa intendi dire? Il continente perduto non è un semplice punto nell'universo, ma è un luogo aperto tra vari universi, un crocevia di mondi. E come funziona esattamente? Le tue spiegazioni mancano di dettagli. I dettagli non fanno importanti. Quindi Emma Umbra è l'Emma di un altro universo? Dobbiamo chiamare rinforzi, la cavalleria. Dobbiamo chiamare Emma il Grande. Ci pensiamo noi. Bene, fate in fretta. Andiamo, Andrea, corriamo a chiamare Emma il Grande. Veramente ce l'avrei in squadra. Ma siamo nei guai. Cosa sta succedendo? Il continente per due è nei guai. Il continente per due? Ma allora, le mie spedizioni del Team Blaster hanno portato i propri frutti. Capisco. Quali sono delle notizie allora? È comparso un tuo socio, si fa chiamare Emma Umbra. Umbra? Esatto. Pensiamo possa essere un Emma proveniente da un'altra dimensione. Un'altra dimensione? Di cosa stai parlando? Diceva di voler usare il proprio potere per regnare sul continente perdù. E quando lo sconfiggiamo torna come nuovo in un secondo. Puoi aiutarci?
Beh, dimensioni parallele. Se fosse una sola dimensione basterebbe sconfiggerlo un'altra volta, ma le dimensioni sono universi, quindi infiniti. No, non finisce più. In me stesso di un'altra dimensione. Interessante. Si sbaglia di grosso se pensa di poter fare quello che vuole in mia presenza. Che questo Emma Umbra sia possibile. Farò di quello stolto uno straccio per pavimenti. Sarò al suo fianco, altezza. Andate avanti, vi raggiungerò a breve. Torniamo all'accampamento Blasters. Cavoli ragazzi, questa sì che è bella tosta. È arrivato. Quindi tu sei Emma? Assomigli davvero a quel tizio ombroso? Come osi rivolgerti così a sua altezza, ragazzino? Che umano interessante, bisogna ammetterlo. Vedi, Zazel, calmati. Quei capelli all'insù, quegli abiti tradizionali. Estasi estatica. That's right, dovrei copiarti lo stile. Che allegra combriccola. Altezza, non mi sembra il momento di scambiarsi convenevoli. Ah, già, ora ricordo. Dov'è questo tizio che mi somiglia? Sulla montagna più alta del continente Perdù, Monte Olimperdù. Ah, Monte Olimperdù. Fammi strada, Andrea. Certo. È incredibile come il re del mondo yokai non sappia che ci sia il Monte Olimperdù. Cioè, il continente Perdù è nel mondo yokai. Quindi come fai tu a non sapere che esiste? Non è una cosa molto importante. L'importante è sconfiggere sto tizio. Ehi! E me stesso di un'altra dimensione. Chi abbiamo qui? Un altro Emma. Chi l'avrebbe mai detto che sarei stato io a ostacolarmi? Inutile. Come? Questo potere ha infranto il codice, ammettilo! E se così fosse? Ora che sono la divinità Umbra, governare questo continente sarà un gioco da ragazzi. Beh, non ci resta che combattere e vedere chi vincerà. Credi davvero di poter sconfiggere una divinità? Povero illuso. Andiamo. Vedremo se hai ragione. Allora lascia che ti mostri ciò di cui sono capace. E due. Oh, non mi piace. Non è uno sprovveduto, di certo. Non sarà facile. Solo Emma contro di lui. O forse sì. Ma sì, magari ce la facciamo, dai. Ma sì, ce la possiamo fare, tranquilli. Però più veloce, eh. Annullato! Perfetto, è fatta. Beh, sicuramente è un livello molto più basso di Emma. Insomma, ragazzi, Emma il grande è più forte. Oh, calma, 153.000? Va bene. Sicuramente Emma Umbra è più debole. Non è stato difficile, l'abbiamo fatto secco con un attimo. Maledizione, comincio a stancarmi della sua rigenerazione. Pensavate che il grande re Emma potesse avere la meglio? In effetti sì. Tempo sprecato inutilmente. Sarà anche il grande re Emma, ma è senza poteri. Un Emma basta e sarò io. Governerò questo mondo! Altezza! L'ha bandito. Zazel! Usare un proprio suddito come scudo. Squallido anche per me.
Non preoccuparti, subirai il suo stesso destino. Questo sarà il colpo decisivo. Basta. Cosa? Ora basta. Wow! Ma è impossibile. Non ti lascerò libero di fare ciò che vuoi. Questa storia finisce adesso. La rabbia ha risvegliato il suo potere divino. Ma non potrei comunque battermi. È la mia occasione di sconfiggerti. Gli salta addosso. Quanto sarà difficile ora? Vediamo un po' che danno gli facciamo. Oh, aspetta un attimo. Ah, ma non posso dargli da mangiare. Eh no, sennò subito frutto proibito. Aspetta però, ehi, ha fatto danno. Un bel po' ne ha fatto. Non ne ha fatto poco, eh. Mandiamola veloce, tanto sì. L'esito dovrebbe essere... ecco, il risveglio. E mo lo facciamo secco. Mo lo facciamo secco, ragazzi, è finita per lui. Wow, piano. Piano, cowboy. Perfetto. Ah, che bella battaglia, ragazzi. No, calmati. Stai esagerando. Perfetto. Ok, ragazzi, ci dovremmo essere. E tre, e siamo a tre. Voglio vedere quante volte ancora si rialza. Voglio vedere se ha il coraggio ancora. Ok, Emma oramai è al massimo. Emma il grande è al massimo livello possibile. Cavolo, ci danno punti a profusione. A saperlo mi portavo qualcuno più debole e facevamo prima. Così quasi resetto. Non è possibile, tutto questo potere. Hello. Fermo! Wow. Wyatt, cosa fai? Quindi? Non c'è più bisogno di combattere, si è arreso. Togliti di mezzo, ragazzino! Ho osato colpire Zazel! Sei solo un pazzo se credi che mi sposterò! E così sia. Emma, non credi che ci sia qualcosa di strano? Di cosa stai parlando? Questo tizio è Emma da un'altra dimensione, giusto? Allora perché non c'era nessuno con lui? Zazel o un altro Andrea? Friends, forse non ha amici. Eh già... Ehi, hai combattuto da solo tutto il tempo? Come mai? Cos'è successo? Umano, tieniti la tua pietà. Cosa vuoi saperne della solitudine? Come? Se non ce lo dici non potremo mai saperlo, right? Spiegamelo. Sono tutto orecchi. Nel mio universo lo Yokai World è stato distrutto da Yokai intenti a darsi battaglia. L'unico modo per sedare queste lotte era il potere dell'ombra. Ma cos'è successo al tuo Zazel? Non ho mai avuto servi, né tantomeno umani come voi che mi girassero intorno. Quindi hai combattuto da solo, finché il potere non ti ha consumato. Se solo avessi avuto un servo fidato con cui parlare. Un servo? Hai capito male. Noi siamo amici. Amici. Già, quella è la parola giusta. Ehi, altro Emma, io posso essere tuo amico. Anche Andrea e Luna. Non ho bisogno della tua pietà. Anche se... un amico... forse è quello che sto cercando da tanto tempo. Te ne vai? Mi sembra ovvio. Non ho nulla da fare qui. Really? Buona fortuna allora. Ci rincontreremo. Okay. Ah, meno male che nessuno si è fatto male. Okay. Tranne Zazel. È grazie al suo sacrificio che siamo ancora qui. Non ti dimenticherò mai, Zazel. State parlando di me? Addio. Cosa? Zazel? Pensavate che mi lasciassi sconfiggere così facilmente? Zazel. Zazel. Non hai pensato che fosse il caso di dircelo prima?
Ma il fatto che lei ci abbia creduto l'ha fatta risvegliare. Non posso darti torto. Già, e quando è ornato come io si attaccare il mio Zazel, commovente. Non è mai successo. Devi farmelo vedere. Devi farmi vedere il tuo risveglio. Il fatto è che mi sono risvegliato perché ero pieno di rabbia. Ogni riferimento a Dragon Ball è puramente casuale. Ci sono riuscito solo per un periodo limitato. Non posso risvegliarmi di nuovo. E invece sì. Ah, che peccato. Questo vuol dire che deve allenarsi di più. Non sono così sicuro. Non sarebbe più semplice colpire di nuovo Zazel? Pietà di me! E tutti quanti in compagnia ridiamo. Notizia lampo, fanno comparsa delle nuove rovine nel continente perdu. Rovine? Informazioni preziosissime, ottimo lavoro, soldato Lentona. Non sono rovine. È bello rivedersi. Ho attraversato svariate dimensioni da quando ci siamo visti l'ultima volta. È successo qualche secondo fa. Ed ho assoggettato molti servi. Intendevo dire amici. E tutti i miei amici sono molto più forti di voi. Emma, a me! Eccoli. Sono Emma Helios, sono qui per rincontrare l'altro Emma. Sono Emma Kronos, mostrami il tuo potere. Anche loro hanno combattuto da soli. Quindi abbiamo deciso di unirci da amici. Il programma di Mira di Filippo. Il loro potere è pari al mio. Combatti con noi e vedrai. Ti aspetteremo alla reggia, Emma. Ovviamente hanno la voce molto uguale perché sono Emma. No, MBG, ci sono altri due Emma di altre dimensioni. Un 3 per 1, come al supermercato. Emma Umbra è davvero gioviale, eh? Interessante. Me stesso dalle altre dimensioni. State allerta. Accetto la sfida. Sì, sono te stessi, ma... sei sempre tu più forte, però. Molto lieto. Oh, 3 tesori del prestigio, che bello. La Re Gemma... ecco, andiamoci subito. Calmati, sono al livello 130 quei distruttori lì. Anche se noi siamo all'83, siamo ben lontani dal fronteggiarli. Insomma, 50 livelli di differenza non sono pochi. Al livello 100 potrei anche farcela. Fa un po' vedere qui. Mi sa che devo andarci fisicamente proprio. Ah no, sta qui. Scopriamola. Rovine scoperte. Oh, cavoli. Devo completare questa prima di poter fare la terza missione di Katie. Perché se devo completarla, la faccio tutta quanta in una volta sola, voglio dire. Proprio l'ultima, vediamo un po'. Reggia Enma, livello consigliato 70. Iniziamo davvero male, ragazzi, iniziamo davvero male. Però comunque se le faccio, tranquilli, che le faccio. Va bene, Cuggi, questo video termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. E vi ricordo, ovviamente, in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye. We'll be right back.